Dio Padre ha posto il mondo Gesù come il centro e il giudice della storia del mondo e di ciascuno di noi. Affidiamo la sua misericordia per le nostre infedeltà al suo progetto. Confesso a Dio il bene e a voi fratelli
È necessario, infatti, che lei regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere attentato sarà la morte, e quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in lui. Parola di Dio. Grazie a Dio. Thank you.
risultato di Gesù Cristo. Carissimi fedeli, con la solennità odierna di nostro Signore Gesù Cristo e dell'universo, si conclude la domenica. E la pagina evangelica di Matteo, appena proclamata, giudizio universale, ci rivela in che modo ognuno di noi deve sapersi collegare a questa regola. La scena di giudizio universale, così come ci è stata raccontata da Matteo, è aperta a diverse letture, quindi spetta a noi, a noi, a ciascuno di noi, a vedere come dobbiamo saper prendere la propria posizione. Tutto parte da una domanda, naturalmente questa domanda dovrebbe essere una domanda che i cristiani della comunità per i quali Matteo scrive il suo Vangelo, il suo Vangelo, ed è una domanda che riguarda la fine dei tempi, una domanda che riguarda la parousia, la venuta ultima del Figlio dell'uomo. E la risposta arriva puntualmente da Gesù, ma arriva molto geniale. Gesù si sposta, se così possiamo dire, dal quando al come avverrà il suo giudizio. Non quando avverrà il giudizio, ma come avverrà questo giudizio. Ed è una cosa che certo si capisce dalla conclusione della parabola stessa, che tutti quanti saremo giudicati sulla gloria della fine della vita. Sarebbe su quell'amore che portiamo, per particolare non soltanto verso Dio, ma anche verso il Regno. Quindi il medico e il giudizio finale sarà quello della verità della vita. Come avverrà questa conversione? La conversione avverrà. E quando sarà ultimata questa convocazione, quando c'è tu, nessun escluso, compariremo a quello che Matteo definisce il trono della sua gloria, sarà pronunciata la sentenza. Sarà pronunciata che cosa? Una sentenza che sarà una ammissione. Una ammissione oppure una non ammissione. Quindi un allontanamento definitivo dal regno che invece San Matteo è stato preparato sin dalla creazione del mondo, quindi un regno preparato per tutti, nessuno di noi è escluso, tutti quanti ecco siamo stati predestinati per questo regno. E quindi essere predestinati per il regno significa anche impegnarsi in questa terra a lavorare per che cosa? Per la nostra salvezza, non soltanto per la nostra salvezza, ma per la salvezza della divisione. Vi sarà una divisione, i benedetti a destra, i maledetti a sinistra. E naturalmente vi sarà un relativo avvicinamento o allontanamento dal loro. In base a in base a una regola ben precisa, cioè saremo per sempre benedetti o maledetti, saremo noi per sempre vicini o lontani dal trono del Signore, a seconda che in questa terra, in questa vita terrena, noi abbiamo imitato o no, abbiamo imitato lui, abbiamo imitato il Cristo, abbiamo continuo fatto di riferimento continuo a lui del nostro amore verso lui, in modo particolare usato verso il Regno. Quindi il modello del nostro saper amare, del nostro amare, sarà senz'altro il Cristo. E noi sappiamo che qualsiasi gesto di Cristo è un atto di amore. Per amore Cristo è stato un uomo, per amore Cristo sale sulla croce, per amore Cristo prima di salire sulla croce si versa su ogni luogo, su ogni posto.
Prego, Dio, solo Dio, che vuoi del cielo e della terra, tutte le cose possibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, amato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e creato la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per il mio modo e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sul corpo sepolto, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo e siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Prego dello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio che avrà glorificato e ha parlato con mezzo di tuo figlio. Prego la Chiesa Cristo venuto non per essere servito ma per servire, chiediamo di manifestarsi ancora come nostro grande intercessore. Preghiamo insieme dicendo: Figlio di Dio, vieni in nostro aiuto. Figlio di Dio, vieni in nostro aiuto. Per i pastori della Chiesa, perché si mostrano accoglienti verso ogni persona che cerca l'aiuto, per il proprio cammino spirituale e umano. Figlio di Dio, vieni il nostro aiuto. Per le popolazioni che vivono in situazioni di guerra, di violenza, di marginazione, perché il Signore non lasci mancare sempre la sua provvidenza, aprendo il cuore dei potenti alla riconciliazione e alla pace. Figlio di Dio, vieni il nostro aiuto. Per i malati e i sofferenti, perché sperimenti il tuo fuoco nella sofferenza materiale e la certezza di Figlio di Dio, vieni il nostro aiuto. Per la nostra comunità, perché possa esercitare le opere di misericordia, culturali, spirituali, e la terra di rispondere così che la volontà del Signore. Figlio di Dio, vieni il nostro aiuto. O Padre, tu ci chiami alla gioia e alla beatitudine senza fine. Accogli il grido di suscita che ti abbiamo espresso, confidando nel tuo Figlio e nostro Re Gesù Cristo, colui che siede accanto a te nella gloria, come unico nostro mediatore, egli vive e regna nei secoli e dei secoli. Amen.
e di vivere e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto con il Signore. Sono con grazie. Prendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona è giusta. E veramente cosa buona è giusta, il nostro dovere compie di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo che il Signore è santo, Dio di potente e eterno. Il colore di esultanza e consacrato sacerdote eterno dell'Eterno diverso, il tuo unico figlio Gesù Cristo nostro Signore. Egli sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero dell'umana redenzione, assoggettando al suo potere tutte le creazioni, tutte le creature, offrì alla tua testa infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi uniti agli angeli e agli abitanti, ai doni e alle nominazioni, e alla moltitudine dei cuori celesti, cantiamo con voce incessante. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e prese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che vediamo con gioia questo regno di mezzo, per vivere senza fine con lui nel suo regno glorioso e di vivere regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Signore. Il Dio di ogni confessione disponga nella sua pace i vostri giorni e ci concede i doni della sua grazia. Amen. Ci liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i nostri cuori. Amen. Ci colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la nostra vita e possiamo giungere